Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Prima TV. Oggi martedì 9 giugno, come sempre cominciamo la lettura dei quotidiani locali. Subito con il mattino, un'ora di diluvio Avellino e Atripalda sott'acqua. Paura e allarme sugli abbonati in via Fontanatetta, le carreggiate invase da un'enorme massa di detriti. Lavoro nero in un'impresa su due, nell'edilizia addirittura il 71,8% di illegalità, ma per l'ispettorato nessun settore è immune. L'allarme del CLES, illegalità mai così diffusa ai sindacati, dramma sociale, maggiori controlli. La politica dopo le elezioni nel PD, avviata la verifica, De Blasio giusto cogliere i segnali di cambiamento. Il centrodestra dice Cina in forza Italia, serve unità. E poi c'è il calcio, Rastelli resterà per altri 2 anni ad Avellino, trovata l'intesa con Taccone, Biraschi, primo acquisto. Pronto soccorso del Moscati, ecco la variante. Sant'Angelo e Bisaccia, il piano sanitario preveda la dignità delle persone. I sindaci Repole e Armenio, nuovi reparti ambulatori diffusi. Il progetto pilota, l'occasione per superare i vincoli regionali. Sant'Angelo dei Lombardi e Bisaccia chiedono un sistema sanitario dignitoso. Dopo la scure dei tagli si confida nella nuova regione. E allora si intravedono due percorsi: quello ordinario, che passa attraverso l'attuazione del secondo piano sanitario stilato dalla struttura commissariale, e l'altro del progetto pilota. Quest'ultimo può produrre deroghe in grado di superare i vincoli regionali, ma è abbastanza lampante che con o senza la sperimentazione prevista non si potrà riportare un ospedale a tutti gli effetti a Bisaccia. Da meglio ricostruire il sistema assistenza sotto i livelli minimi. La consigliera regionale del PD Caldoro si è accanito con i tagli. In Alta Irpinia manca l'essenziale. Emergenza lavoro mai così, emergenza, chiedo scusa, lavoro nero mai così diffuso. I dati del CLES, un'azienda su due fuori legge, i sindacati un dramma, servono più controlli. Il lavoro nero non cresce, dilaga. Nel far west della crisi, l'Irpinia arriva all'apice delle irregolarità. I dati diffusi dal Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso, riunitosi presso l'Ispettorato del lavoro, sono i peggiori di sempre. Se il 2014 si è dimostrato in senso stretto l'anno nero, i primi mesi del 2015 peggiorano sensibilmente le performance più allarmanti, a testimonianza di un malcostume diffuso e crescente che riguarda tutti i settori e mette insieme imprenditori senza scrupoli e lavoratori disposti a tutto. L'impegno della FIOM al Ministero, il problema delle gare per l'ex Irisbus scarpa. Speriamo nell'ok di Invitalia al progetto che presenterà Del Rosso. Il governo spieghi i piani nei trasporti. Stringere i tempi per gli investimenti e fugare i dubbi sui criteri per l'accesso alle gare per l'acquisizione delle commesse. La FIOM di Avellino bada al sodo e indica le proprie priorità affinché l'industria italiana autobus di Stefano Del Rosso possa davvero decollare. Domani a Roma l'amministratore unico sottoporrà ad Invitalia il piano di sviluppo da 31 milioni necessario per il rilancio dell'ex Irisbus in Valle Ufita. Segreteria PD, le dimissioni aprono la verifica. I componenti vicini ad Amelio, mandato a disposizione De Blasio, cogliere il cambiamento. Al via la verifica all'interno della maggioranza del PD Irpino. La segreteria provinciale, riunitasi nella serata di ieri per analizzare il voto regionale, ha di fatto aperto una fase di riflessione che nel giro di una settimana porterà alla convocazione della direzione. Tutti, afferma il segretario Carmine De Blasio, hanno assunto l'impegno di interpretare segnali di cambiamento emersi dalle urne e per farlo hanno offerto la propria disponibilità a collaborare. Giordano, la sinistra sconfitta, nostro elettorato tra gli astenuti. Sella analizza il risultato negativo e rilancia l'intesa con Rifondazione. Il modello resta, è possibile.
Di Cecilia, Forza Italia, l'unità e valore assoluto. Venerdì a Sturno il candidato terrà una manifestazione ma non entra in polemiche. L'unità del partito è un valore assoluto sempre. I dati dimostrano che quando c'è unità vinciamo, come è accaduto all'amministrazione provinciale. In quell'occasione il partito ha funzionato bene, ha saputo scegliere un ottimo candidato, ha formato una bella lista e ha portato avanti unitariamente una buona campagna elettorale. Non possiamo essere uniti alle provinciali e poi dividerci in occasione delle regionali. E quanto sostiene Franco Di Cecilia, già candidato alle elezioni regionali nella lista di Forza Italia, commentando il recente scontro interno al partito degli Azzurri. Giunta De Luca tratta con PD e centristi, alla fine scelgo io. A Salerno incontri con la Tartaglione e De Mita Junior, decisioni in autonomia prima dell'ok di Renzi. Prima il PD, poi i centristi, chiuso nel suo quartier generale a Salerno. Vincenzo De Luca ha incontrato ieri i vertici dei partiti che l'hanno sostenuto. Non sono trattative vere e proprie, nomi che si mettono sul tavolo, quanto un ragionamento ad alta voce, anche perché passeranno ancora giorni prima che venga organizzata la squadra tra la proclamazione degli eletti e il primo consiglio regionale. In totale quasi un mese. Naturale come si va dal rilento, con un paio di idee cardine, nomi di altro profilo in giunta e scelti al di fuori del consiglio regionale. È questo lo scenario che ha in testa il neo governatore ed è questo che gli hanno chiesto i vertici del suo partito, gli stessi incontrati a Roma ieri sera prima della direzione del partito. E poi, a proposito di nomi, si è scatenato subito il popolo di Facebook dopo il programma lanciato dal governatore all'Annunziata. Si scatena la caccia a Mister X, la Ferilli, Sgarbi, all'Orchestra Fils, Facebook caccia al nome da sogno. E poi ci sono appunto tutta una serie di nomi, da Sabrina Ferilli a Vittorio Sgarbi, al patron del Napoli, al cantante salernitano Rocco Hunt. E nell'ufficio di Montemarano sbarca una staffista di Caldoro. Nomini, appalti e traslochi, gli ultimi fuochi della giunta. Fermate tutte le gare perché ogni atto verrà revocato. A parlare è ovviamente De Luca, che dice: chi non lo fa ne risponderà sul piano personale, amministrativo, patrimoniale e penale. Prenderemo tutti gli atti e li spediremo all'autorità anticorruzione. Un esempio lo ha fatto lo stesso De Luca parlando di una gara avviata dalla Soresa dal valore di circa 500 milioni di euro per la vigilanza, ma fa discutere pure l'incarico affidato all'ARSAN, l'Agenzia Regionale della Sanità, guidata da Angelo Montemarano, a Monica Laiso. Chi è costei? Un avvocato dal 2013, componente dell'ufficio di gabinetto di Caldoro. Isochimica, il piano per cercare l'amianto, pronto il bando per affidare i lavori a Borgo Ferrovia, 18 nuovi carotaggi e campionamenti per 320.000 euro. 18 nuovi carotaggi, centinaia di campionamenti per un costo di 320.000 euro. Il piano integrativo di caratterizzazione dell'ex isochimica, propedeutico al progetto di bonifica del sito, è ormai pronto per essere messo a gara. Il bando è stato redatto da un'apposita squadra di dipendenti di Palazzo di Città ed ora è all'attenzione dell'ufficio delegato a dare massima pubblicità anche sulla Gazzetta dell'Unione Europea. La nuova radiografia dell'amianto presente nell'opificio di Borgo Ferrovia vede un finanziamento regionale di 300.000 euro, parte del 1.600.000 destinato ai lavori di messa in sicurezza, caratterizzazione e un ulteriore cofinanziamento di 20.000 euro da parte del Comune. Accesso al pronto soccorso, ecco la variante. Il Comune presenta all'azienda Moscati il progetto. Corso Europa, cambiano i sensi.
Si sblocca la questione della strada di accesso al pronto soccorso della città ospedaliera Moscati di Contrada Moretta. L'assessore ai lavori pubblici Costantino Preziosi, accompagnato dai componenti della commissione consiliare al ramo, incontra il manager dell'azienda ospedaliera Giuseppe Rosato e l'ingegnere Sergio Casarella, consulente incaricato di coordinare le operazioni tra il Moscati e il comune di Avellino per presentare ufficialmente la variante al progetto relativa allo svincolo di accesso da via Don Giovanni Festa per il pronto soccorso. Come annunciato nell'ultimo consiglio comunale, il progetto completato doveva essere soltanto presentato ai vertici dell'azienda ospedaliera, spiega Preziosi. Abbiamo completato anche questo passaggio e adesso potranno finalmente partire i lavori per dotare la città ospedaliera di un adeguato accesso al pronto soccorso. D'Argenio, per noi disabili ingresso al Duomo vietato. Il presidente della Consulta, necessario realizzare una rampa, ma finora non è stata prevista. I lavori nella zona dell'ex seminario in piazza Duomo proseguono, ma resta un nodo da sciogliere sul quale anche la Consulta dei diversamente abili del comune di Avellino pone l'accento. L'accesso alla cattedrale è a loro riservato. La questione infatti presenta ancora molti dubbi sul modo in cui si vuole superare la barriera architettonica. Nel frattempo il Duomo resta inaccessibile ai diversamente abili. Vigile urbano ruba e gratta e vinci, il dipendente comunale ai domiciliari, furto da 10.000 euro nel tabacchi di un amico incastrato dalle telecamere. Ruba, gratta e vinci nella tabaccheria dell'amico per un valore di 10.000 euro. Vigile urbano arrestato per furto aggravato dai carabinieri del comando provinciale di Avellino. La guardia municipale di 45 anni in servizio al comune di Mercogliano, dove anche residente, è stato posto a regime degli arresti domiciliari e sospeso dal servizio. L'accusa è quella di aver sottratto in diversi momenti alcuni pacchi di gratta e vinci all'interno della tabaccheria sita nella centrale via Sant'Angelo, a pochi passi da viale San Modestino, per un valore quantificato intorno ai 10.000 euro. È morta la ragazza finita con l'auto in una scarpata. Anna Maria Ricci aveva 29 anni ed era residente a Buonalbergo in provincia di Benevento. Le preghiere di due comunità tra l'Irpini e il Sannio non sono bastate nemmeno l'impegno e le cure dei sanitari del Cardarelli. Anna Maria Ricci non ce l'ha fatta. Le condizioni della 29enne di Buonalbergo, vittima giovedì 4 giugno di uno schianto sulla provinciale 209 a Casalbore mentre tornava a casa per il pranzo dopo il lavoro, sono apparse subito serissime, tanto da richiedere il trasporto in eliambulanza presso il reparto di rianimazione dell'ospedale di Napoli. Nubifragio bis, città e provincia in tilt, masse di detriti sulla Bonatti e lungo via Fontanatetta, caos, traffico e allagamenti. 20 mm di pioggia e grandine caduti con particolare violenza in meno di un'ora. Il temporale abbattutosi nel pomeriggio di ieri sulla provincia ha paralizzato l'intera città, causando notevoli danni e disagi. Decine le richieste di intervento alla centrale dei vigili del fuoco di via Zigarelli, che per sopperire alle continue emergenze che via via si sono presentate in città con il perdurare del nubifragio e nei comuni limitrofi, sono stati costretti a richiamare in servizio il personale a riposo. Valle Caudina, tempesta di grandine, distrutte le ciliegie nel giorno del raccolto. L'agricoltura è in ginocchio, i raccolti in Valle Caudina sono compromessi, a cominciare da quello delle ciliegie che doveva cominciare proprio ieri mattina. Sono bastati meno di 60 minuti per pregiudicare il lavoro di un anno. E la polizia salva tre automobilisti nel mare di fango invaso, il tunnel adiacente alla stazione ferroviaria poteva avvenire il peggio. All'improvviso, subito dopo la galleria, l'auto si è spenta per l'acqua alta e per i detriti che arrivavano a mezzo metro. La macchina andava avanti e dietro da sola nel fango, ha avuto paura perché l'abitacolo era completamente allagato. Attimi di terrore quelli vissuti da Giuseppe Pisaniello, che con la sua BMW ieri pomeriggio si stava recando dalla ferrovia ad Atripalda. Rifiuti e rami trasportati dalla corrente nella zona compresa tra Filande e Piano d'Ardine.
Ariano Melillo sarà vescovo dal 9 agosto. La cerimonia verrà officiata da Monsignor Malino, il rito solenne nel Duomo. E a Frigento invece addio a padre Fidenzio, il lutto i frati dell'Immacolata. Il commissario apostolico dell'istituto si è spento al Gemelli di Roma all'età di 75 anni. Padre Alfonso, la sua opera ha dato i frutti. E poi c'è lo sport, il basket, il nuovo coach della Sirigas, De Cesare, non decide, i tempi per l'ingaggio del tecnico sembrano allungarsi ancora. Sacripanti è libero ma non piace al patron e il preferito rimane Bucchi. Il calcio, fumata bianca, intesa tra Rastelli e Taccone, domani l'annuncio ufficiale. 4 anni consecutivi in panchina, il record di Massimo, nessun tecnico è rimasto così a lungo. Gian Marinaro si è fermato a 3 stagioni. E poi i numeri, a Bologna il trainer di Pompei ha ottenuto la sua 50ª vittoria in Serie B. L'Avellino va a caccia di talenti, piace il giovane attaccante Cerri. E poi Biraschi firma il contratto. Non vedo l'ora di cominciare, il difensore proveniente dal Grosseto è molto duttile, può giocare anche da mediano. I giudizi per compagni, avrò giocatori importanti come Trotta e Castaldo, spero di essere all'altezza. Il quotidiano del Sud, quegli intrecci affari e politica, e parlamentare del Movimento 5 Stelle denuncia le speculazioni sulla sanità in Irpinia. Il Centro per l'Autismo di Valle, forum con Carlo Sibilia, tutto campo. Di Cecilia, Forza Italia d'Asturno, cantieri per i moderati, ex Irisbus, pressing dei sindacati sul Ministero. La società rischia di non poter partecipare agli appalti. Il calcio Avellino, Taccone con Rastelli, accordo vicino. E ancora Mercogliano, vigile urbano arrestato per furto. Ariano tenta il suicidio con un mix di farmaci. Avellino, ragazza in fuga trovata sulla 16. Montoro, giovane fermato con pistola e coltelli. Campania, Giunta De Luca, il PD coinvolto, proporrà una serie di nomi tra cui donne in condivisione con Renzi. Incontro a Salerno tra il neogovernatore e il segretario regionale del partito. Un incontro sereno da cui il PD e il neoeletto governatore della Campania sono usciti con spirito di collaborazione, e quanto trapela dall'incontro che si è tenuto ieri a Salerno tra De Luca e il segretario regionale del PD, Assunta Tartaglione. Il Partito Democratico si apprende sarà coinvolto alle scelte della giunta, proponendo una serie di nomi tra cui anche delle donne, condivise con i livelli romani del partito. Napolitano e Mezzogiorno, l'ex assessore regionale al lavoro Nappi, scippi quotidiani, ha ragione l'ex presidente Giorgio Napolitano, al sud non esiste una strategia per lo sviluppo. In questi anni in regione lo abbiamo capito bene a nostre spese, senza scomodare ormai nota la vicenda di Whirlpool, di Carinaro, sono centinaia le vertenze in cui ci siamo sentiti da soli. IA a rischio di non partire, ex Irisbus, scarpa della FIOM, penalizzati dal requisito per partecipare alle gare. Per realizzare gli autobus occorre un fatturato minimo di 150 milioni all'anno. Partito Democratico, abbiamo vinto, inutile polemica di qualche personaggetto. Ieri la segreteria con De Blasio, e poi si è riunito ieri il CLES, l'allarme, lavoro, dati in nero, la CGIL, illegalità diffusa, controlli insufficienti. La denuncia del sindacato, drammatiche le cifre sugli infortuni. Asso servizi, decisioni poco chiare. C'è la diffida ma manca la revoca definitiva. Si va verso la transazione bonaria. Domani il comune di Avellino avvierà una procedura che potrebbe essere decisiva per la risoluzione del contenzioso con la società Asso servizi. Tuttavia sono ancora innumerevoli i dubbi che gravitano intorno al caso. A manifestarli con forza è Massimo Passaro, l'avvocato che sta seguendo i più di 120 ricorsi fatti dai cittadini avellinesi nei confronti delle cartelle Asso Servizi.
Vigile urbano arrestato per furto di tabacchi, ladro incastrato dalle telecamere, anziana attenta a suicidio con un mix di farmaci. Ha tentato di togliersi la vita con un mix di farmaci e per poco non è risultata letale. L'anziana si è chiusa a chiave in camera da letto senza dare più segni di vita. Preoccupato il marito, un pensionato di Frigento, verso le 7:30 di ieri mattina ha telefonato alla centrale operativa del comando Compagnia Carabinieri di Mirabella. Sul posto ha corso immediatamente l'equipaggio dell'Ucron radiomobile, nonché il personale della locale stazione. I militari prima hanno ascoltato l'uomo che ha spiegato che la moglie soffre da tempo di depressione, poi hanno deciso di sfondare la porta. Ci spostiamo anche con il quotidiano del Sud, il forum di cui vi abbiamo parlato in prima pagina. Parla il deputato irpino Carlo Sibilia del Movimento 5 Stelle. Quell'intreccio affaristico sul centro autismo di Valle, ci sono incredibili interessi della sanità prigioniera della politica, è una schifezza. La politica è da riformare, non è una questione di cambiare le teste, ma è di inaugurare un percorso nuovo che punti alla partecipazione diretta del cittadino. Il deputato Carlo Sibilia del Movimento 5 Stelle ha partecipato al forum organizzato ieri mattina dal Quotidiano del Sud. Oltre all'analisi del voto, l'onorevole Irpino, che fa parte della direzione nazionale, si è soffermato sulle questioni del mezzogiorno, delle aree interne e del degrado nel quale vive la città capoluogo. Sulle alleanze ha sottolineato: felicissimo di poter uscire dall'angolo nel quale ci hanno spinto, non ci sono preclusioni per alcuno, a condizione che siano rispettati i requisiti e gli obiettivi politici. In regione saremo vigili. Lo sport, taccone, accordo raggiunto, domani probabilmente ci sarà la conferenza congiunta per ufficializzare il patron dei lupi, annuncia la fumata bianca per il rinnovo di Rastelli e De Vito. Arrivo in una piazza calorosa, il neacquisto dell'Avellino Davide Biraschi si presenta, per lui un triennale, il mio agente ha influito moltissimo sulla mia scelta, felice di tornare in Serie B. Mattino di Napoli, scuola, ho i voti, ma discutiamo Renzi, il mio riformismo, l'alternativa alle destre, più coraggio su migranti e giustizia. Il Premier sfida la minoranza, PD basta diktat e attacca la Lega che minaccia il blocco delle prefetture per i profughi. Renzi, pronto alle modifiche sulla scuola, ho i voti, ma discutiamo, poi aggiunge il mio riformismo, l'alternativa alle destre, più coraggio su migranti e giustizia. Il Premier alla fine della direzione PD sfida la minoranza e attacca la Lega che vuole bloccare le prefetture. Napolitano sul sud, progetti dissolti e non c'è strategia. Delle politiche di programmazione dell'intervento straordinario per il mezzogiorno, sia nel bene che nel male, nelle ambiguità e nelle incompiutezze, non c'è più traccia. È forte il richiamo del Presidente della Repubblica Emerito Giorgio Napolitano durante il suo intervento ad un convegno sulla figura dell'economista Minervini, promosso dall'Istituto Banco di Napoli Fondazione. Oggi, purtroppo, dice, questa è la realtà. Non esiste una strategia per lo sviluppo del mezzogiorno. No. Caserta, svolta nelle indagini, Zinzi, la colf clandestina basista dei rapinatori. La giovane era in Italia solo da qualche settimana, ricercato uno dei banditi. Pino, l'ultimo show con l'inedito abusivo nell'album postumo Il concerto di Milano 2014, un brano del 1975. Corriere del Mezzogiorno, nessuna strategia per il Sud. Napolitano torna a Napoli e striglia governo e comune, i progetti si sono dissolti. Renzi alla direzione del PD, nel casertano pezzi di produzione chiudono, ma si tiene chiusa la Reggia per 3 ore.
di Giorgio Napolitano in città è iniziata ieri con l'attacco del presidente emerito al governo e agli amministratori locali delle politiche di programmazione dell'intervento straordinario. Non c'è più traccia. Su Napoli progetti importanti si sono dissolti nel disfarsi delle attività amministrative e di governo. Renzi in direzione PD critica i sindacati per la chiusura della Reggia domenica. E poi il maltempo, fulmini sul golfo, allagamenti ed alberi caduti, danni maggiori in provincia di Caserta. Fermata la babysitter di casa Zinzi e lei la basista della rapina violenta. E poi migranti in centri abusivi, sequestrata un'altra sede. Dal Corriere del Mezzogiorno al Corriere della Sera, migranti al nord, la Lega sfida i prefetti e Renzi promette più aiuti ai comuni. Partiti bus dal sud, dei primi 1500 da trasferire, lite Alfano-Maroni. Lombardia, Veneto e Liguria, il fronte del no all'accoglienza dei nuovi migranti, ribadisce le proprie posizioni intransigenti. Mentre la Lega sfida i prefetti, il premier Renzi promette più aiuti ai comuni. Dal sud, partiti i bus con i primi 1500 migranti da trasferire, lite tra il ministro dell'interno Alfano e il predecessore Maroni. Tsipras, le nostre condizioni. Intervista al premier, intesa possibile, abbiamo sofferto, non taglio le pensioni. Se l'Unione Europea fallisce con la Grecia così piccola, come farà con Spagna e Italia? Domani vede Merkel e Hollande. Obama, nuove sanzioni, Mosca reagisce, G7, il vertice in Germania, tra caso Ucraina e clima. Prima di chiudere con la Gazzetta dello Sport, diamo un'occhiata al Sole 24 Ore, mercati, indici in rosso, fuga da Grecia e Turchia, bond sotto tiro, borsa tedesca in correzione, la crisi di Atene e lo stallo politico di Ankara affondano azioni e bond europei, lira turca al minimo storico. E poi emergenza sbarchi, migranti, scontro sulle quote, Renzi rilancia incentivi ai comuni che li accolgono, il premier Fumaroni a dividerli per regioni, il commissario dell'Unione Europea vede Alfano, non siete soli. Renzi al PD, disponibili a modifiche su scuole e revisione costituzionali, ma le riforme non vanno bloccate. La Gazzetta dello Sport si riaccende, Juve Milan, soldi e successi, botta e risposta, Agnelli Berlusconi, il bianconero, i bilanci non spiegano, i milioni di Mister B, rossonero, io 5 Champions, loro una, esonerato Montella, non c'è fiducia, volano stracci, la Fiorentina su Paolo Sosa, ci aspettavamo dall'allenatore un comportamento meno ambiguo, sostiene il club, il motivo della rottura è la clausola di rescissione. La nazionale, Conte l'inchiesta, resto fino al 2016 con i croati, servono gol. Poi nelle pagine interne, per un veloce sguardo sulla Serie B, una notte stellare, Bologna e Pescara, voi per la Serie A. Dall'Ara è esaurito, tanti VIP e l'arbitro del futuro, dai tecnici ai presidenti, adesso ci credono tutti. È il momento clou della stagione, ricordo il ritorno, chiedo scusa, della finale playoff tra Bologna e Pescara, segna la terza promozione dopo quella di Carpi e Frosinone. La cornice sarà degna dell'evento, saranno in 30.000 al Dall'Ara, non ci sono più biglietti disponibili, i cancelli saranno aperti alle ore 18, in tribuna diversi personaggi come Tomba e Montezemolo, il viaggio della speranza di oltre 2.500 tifosi pescaresi e l'atto d'amore di una città come Bologna che si stringe attorno alla sua squadra. E non solo, stasera, negli ultimi giorni i tifosi hanno raccolto l'invito del club di colorare la città e anche sul palazzo del comune è apparso uno striscione di incitamento, mentre molte vetrine sono state allestite di rosso-blu. Tacopina, comunque vada, il nostro progetto va avanti, vogliamo lo scudetto numero 8. Dall'altra parte Sebastiani, questa squadra vale 15 milioni e Ina sarà confermata, Oddo non vedo perché non debba restare.
Bene, ed è tutto per la nostra rassegna stampa. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione di Prima TV torna alle ore 14, a più tardi.